E allora, in uno dei tuoi pochissimi momenti di relax siamo venuti a disturbarti. Abbiamo pensato bene di fare due chiacchiere con Vito Antonio Liuzzi. Quanto ti manca Pescara? Ma tantissimo, è una città che amo, dove sono cresciuto, che quando sono all'estero, nonostante i bei posti dove andiamo a correre, Pescara per me è sempre Pescara, è imparagonabile perché ho sempre avuto tutto da questa città e quindi ce l'ho sempre nel cuore. Lo stile di vita di un pilota alla lunga può stancare, può stressare secondo te? Ma no, stancare no, penso che sia il sogno di tante persone, tanti giovani. Se ti piace viaggiare, girare il mondo e fare quello che ti piace, come succede a me, che sono sempre in pista e viaggio per il mondo, non penso che ci siano problemi di annoiarsi o a un certo punto stancarsi. Magari a 40 anni, però spero di arrivarci. Tu hai iniziato all'età di 9 anni con i kart, il primo giorno in abitacolo, come lo ricordi? È stato un sogno, mi ricordo che fu molto molto presto, mi regalarono un test prova a 16 anni in una Formula Renault, andai, se non sbaglio, era Varano, però era un giorno nebbioso, terribile, pioveva, quindi è stato un po' traumatico, però il momento in cui mi sono seduto sulla monoposto, mi hanno allacciato le cinture e hanno acceso il motore, è stata un'adrenalina pazzesca. E sicuramente io sono stra-innamorato del mondo del go-kart, però la monoposto, mi ricordo, in quel frangente mi ha dato delle emozioni simili. Proprio con i kart tu hai bruciato le tappe nel 2001 campione mondiale e alle spalle hai messo un certo Michael Schumacher. Sì, devo dire che nel kart non mi posso lamentare, ho un curriculum di tutto rispetto. Ho iniziato molto presto, a 13 anni ho vinto il primo campione italiano e poi nel 2001 ho coronato il sogno della mia vita, che era quello di vincere un mondiale di kart, perché io fin quando correvo in kart pensavo solo a quello, per me non esisteva monoposto, Formula 1, io volevo solo vincere in kart. E dopo nel 2001 ho coronato questo sogno proprio nella gara finale a Kerpen, nella pista di casa di Michael, riuscendo a finire davanti a lui in questo campionato che era molto sudato, perché è stato un campionato in 5 prove in giro per il mondo, su cui fortunatamente dominammo in quella stagione, ed è stato veramente un po' è stata la scintilla che ha fatto partire tutto per il mondo delle monoposto, però è stato il coronamento di un sogno, perché per me in quel momento esisteva solo il kart. Ecco, quindi il mondo della Formula 1 lo hai conosciuto molto bene, hai conosciuto anche Michael Schumacher. Ti chiedo, che tipo è il tedesco e qual è il pilota più simpatico con cui magari hai stretto un rapporto d'amicizia particolare? Ma guarda, io sono un po' il jolly del paddock, perché vado d'accordo con tutti quanti e organizzo sempre cene, divertimenti un po' con tutti, proprio perché mi trovo bene con tutti. Michael è molto tedesco in pista, però al di fuori esce una persona molto simpatica, che gli piace divertirsi, è molto solare, quindi magari è diversa da quello che si vede in pista e da quello che molti criticano, perché sembra molto freddo e troppo tedesco. Però ci sono tanti ragazzi con cui vado molto d'accordo, tra cui Rubens, Massa. Il mio migliore amico penso che sia Christian Klien, ex Red Bull, ex Jaguar, che è stato il ragazzo con cui mi sono diviso il sedile per una stagione del 2005, lo stesso Robert Kubica, ce ne sono tanti, quindi non uno più degli altri, però magari ci sono Lewis o Montoya, che erano quelli un po' più distaccati, con cui magari ho meno rapporti, però tutti gli altri devo dire che andiamo molto d'accordo e ci divertiamo sempre. Il mondo della Formula 1 è un mondo molto chiacchierato, come lo descriveresti a chi non lo conosce? La Formula 1 è un mondo molto particolare, devi saperci vivere e convivere allo stesso tempo nella situazione, perché è molto difficile riuscire ad entrarci, è un mondo che dà spazio soltanto a 24 piloti al mondo, adesso è diventato anche molto politico, perché logicamente la parte economica è diventata un po' cruciale per tutti i team e anche per i piloti che vogliono arrivare in Formula 1. Se non hai uno sponsor, un aggancio giusto che ti possa spingere nelle categorie minori fino a portarti alla Formula 1, fai fatica ad arrivarci solo col talento. Un po', diciamo, le carriere che abbiamo vissuto io e anche lo stesso Jarno, che è di Pescara, in una situazione 2010 si farebbe fatica a vederne carriere che vanno avanti solo per il talento.
però è sempre, penso, uno degli sport più belli e più affascinanti, dove si coinvolge un po' tutte le case costruttrici di automobilismo a livello mondiale, un campionato che segue tutte le tappe mondiali, dall'Australia al Giappone, le Americhe, quindi penso che sia un mondo sempre ultra affascinante, però molto difficile a livello psicologico, perché devi riuscire ad accettare e lavorare sia sotto la parte del talento e della velocità su pista, e anche sulla parte mediatica e politica. Per te tanti salti da una scuderia all'altra, che bilancio faresti in sintesi della tua esperienza fin qui in Formula 1? Ma guarda, questa è la mia sesta stagione in Formula 1, con un paio di stagioni, diciamo, di transito in cui sono rimasto terzo pilota nel 2008 e 2009. Però sono molto soddisfatto, molto contento della mia carriera. Sicuramente tutti vorrebbero vincere, vorrebbero essere su una Red Bull, però penso di essere molto obiettivo. I risultati che ho fatto nelle categorie e nelle macchine con cui ho corso sono sempre stati di rilievo, quindi sono obiettivo, e mi rendo conto che purtroppo nella Formula 1 odierna, se non sei su una macchina competitiva tipo McLaren, Ferrari o Red Bull, o le solite che si alternano le vittorie durante il campionato, purtroppo si fa fatica ad emergere. Io ho sempre dimostrato che dovunque andavo, quando la macchina dava il 100%, io c'ero, quindi personalmente sono appagato, e poi è normale che continuerò a spingere fino a che se riuscirò a rimanere in Formula 1 per riuscire a vincere un mondiale, quello è il mio obiettivo principale. Però penso di aver raggiunto una razionalità tale da riuscire ad essere contento e gioire anche magari di un quarto, quinto posto con una macchina di metà classifica, e accontentarmi di questo, sapendo che non si può arrivare alla vittoria facilmente adesso. E allora concludiamo con il tuo futuro. Ancora Formula 1 o sole e mare nella tua Pescara? No, sicuramente Formula 1 per adesso. Sole e mare spero di godermelo quando la mia carriera sarà finita, e poi logicamente ci sono degli sprazzi durante la stagione in cui si riesce a tornare a casa, durante l'estate, durante l'inverno, perché poi la nostra città è bella sia d'estate che d'inverno, e quindi spero di poterlo fare sempre più spesso, anche se adesso mi manca tanto. In bocca al lupo e grazie a Vito Antonio Liuzzi. Crepi il lupo, grazie a tutti.